Ciao, mi chiamo Maria Luisa e ti do il benvenuto qui sul mio canale, il canale di una donna che è rimasta vedova ormai 10 anni fa e che dopo una iniziale umana disperazione si è rimboccata le maniche e oggi può dire di avere una vita di successo perché sono semplicemente serena, in salute, ho tutto quello che mi serve, quello che non mi serve cerco di raggiungerlo. Lavorando duramente. E il mio scopo con questo canale è proprio creare una community che accolga tutte le donne che, come me, si trovano a fronteggiare una vita complicata. Io sono qui per sostenervi e darvi sempre nuove idee. Il video di oggi è dedicato a un tema che sto scoprendo interessa molte di voi, perché normalmente io parlo di skincare, beauty, make-up, viaggi, minimalismo, fondamentale minimalismo, arredamento, cucina vegana, libri, vita di tutti i giorni, ma mi sono accorta che il tema delle finanze personali, come ci si gestisce con i soldi, è molto molto sentito, forse perché in questo periodo in Italia, è un continuo, è tanti anni che ci dicono che l'economia è impicchiata, ma noi donne abbiamo sempre tante risorse per portare comunque avanti le nostre famiglie, concedendoci anche degli sfizi. Oggi, 23 maggio, è un giorno prezioso per noi insegnanti, comunque dipendenti pubblici. È il giorno nel quale riceviamo lo stipendio. Da oggi io inizierò a registrare dei mini video nei quali giorno per giorno ti racconterò le spese che affronto, come le affronto e tutti i ragionamenti che ci stanno dietro, nella speranza, ripeto, di poterti ispirare a fare altrettanto. Io ho un solo stipendio. Eppure con questo stipendio io riesco a pagare tranquillamente il mutuo di una casa molto grande. Ho due finanziamenti aperti e te ne parlerò. Riesco a ritagliarmi la vacanza di un mese l'anno con mia figlia. Come faccio? Spero di riuscire a raccontare tutto questo in questo video. Sono stata un pochino titubante se fare questa tipologia di video per il semplice fatto che potrebbe essere sbagliata la tempistica. Oggi, 23 maggio, inizia il conto alla rovescia per il mio compleanno, un compleanno importante, 50 anni. Quindi un mese nel quale, se non sono accorta, si potrebbero profilare un sacco di spese, più del normale. Poi però ci ho pensato, se vogliamo sono molti mesi durante l'anno che sono problematici, ad esempio per quanto mi riguarda maggio, il compleanno di mia figlia, Natale, Pasqua, e l'estate perché sappiamo che si spende di più. Insomma, alla fine mi sono decisa, ho voglia di fare questo video e lo faccio adesso. Il secondo motivo che mi ha un po' fatto quasi quasi recedere è stato il problema della tipologia di video. Io insegno inglese, ogni giorno guardo decine e decine di video americani, inglesi e per mia formazione professionale, ho lavorato molti anni all'estero e anche per mia formazione proprio a livello culturale, io sono molto verso l'area anglosassone, io parlo tranquillamente di soldi, ma questo non avviene in Italia. C'è questa specie di pudore stranissimo nel dire quanto esattamente si guadagni, non so perché, soprattutto è un pudore particolarmente ridicolo quando ci si confronta con altri tuoi colleghi, perché lo sappiamo tutti quanto si guadagna, no? Ci sono, se sei un dipendente pubblico, le tabelle sono belle e chiare, le tasse le devi pagare al 100%, non c'è modo di nasconderlo, non capisco perché fare di questi misteri. Questo ho pensato comunque di fare questo video raccontandoti chiaramente centesimo per centesimo quanto andrò a spendere. Io trovo che sia fondamentale parlare con tranquillità di soldi. Psicologi, economisti, banchieri, tutti sono concordi nel dire che il pudore, il tabù del denaro è pericolosissimo. È quello che rende le persone potenzialmente fallite. Perché? Perché non avere il coraggio di prendere in mano le proprie finanze, e in questo soprattutto le donne hanno parecchio pudore, non so perché, significa ad esempio non andare mai a negoziare in banca o alla posta gli interessi e le condizioni con le quali hai aperto il tuo conto. Non andare esattamente a indagare quanto spendi per il tuo piano tariffario telefonico o anche delle varie utenze,
può causarti delle spese eccessive. Non andare proprio a segnare giorno per giorno, come faccio io col mio Kakebo, uno strumento che adesso ti mostrerò, non andare a segnare giorno per giorno le spese che fai è pericolosissimo. Ti puoi ritrovare a un certo punto a non avere neanche un soldo da parte. Questo non deve esistere. Il secondo problema insito è se in una famiglia non si parla con tranquillità di soldi e non si insegnano ai figli l'importanza dei soldi. I soldi sono importanti. Basta con questa prosopopea, solo i ricchi piangono, i soldi non sono importanti. I soldi sono importanti, non devono diventare il centro della nostra vita. Ma francamente i soldi aiutano molto ad avere una vita migliore. E anche forse più lunga, perché spesso avere soldi significa anche potersi curare e vivere più a lungo. Ma chiudiamo questa triste parentesi vergognosa, tutti dovrebbero avere accesso alle migliori cure possibili. È importante insegnare ai nostri figli che i soldi sono importanti e che vanno saputi gestire in modo oculato. Questo è il Kakebo, questo strumento giapponese nel quale segno quotidianamente tutte le spese fatte, fosse anche 50 centesimi, 1 euro, va tutto segnato alla fine del mese, poi nel fare calcoli finali e poi comparando mese dopo mese. E meglio ancora, io non butto mai vecchi Kakebo, sono minimalista ma non stupida, i vecchi Kakebo li tengo perché diventa molto importante poi andare a paragonare i vari anni, ci si rende conto se si è sulla buona strada verso il risparmio oppure se si sta sbagliando qualcosa. Di recente sto traendo un sacco di ispirazione da Rich Dad, Poor Dad, questo grandissimo bestseller che ho acquistato l'ultima volta che sono andata a Firenze in gita scolastica alla Feltrinelli International. È un libro che risale in realtà a quasi 20 anni fa, ma è un libro straordinario, nominatissimo da moltissimi consulenti finanziari, banchieri, youtuber, su internet. Finalmente lo sto leggendo anch'io e mi sta aprendo gli occhi. Vorrei aver capito molto tempo fa tante cose, tante cose. Comunque non è mai troppo tardi per iniziare a prendersi seriamente cura delle proprie finanze, accumulare soldi per poi devolverli per un progetto importante. Non deve essere un accumulo sterile per se stesso, perché questo non sarebbe intelligente e questo è stato il mio errore per molti anni. Dunque, veniamo a noi. Oggi, 23 maggio, come ogni 23, giorno di paga per noi dipendenti pubblici. Siamo a maggio, il gioco diventa veramente duro perché fra un mese circa io sarò, non sarò più qui in Sicilia, lo spero, non dovrei più essere qui in Sicilia, ma dovrei essere impegnata in giro in Europa in un mio lungo road trip. Questo richiede soldi, molti soldi. Viaggiare un mese, 2 persone, non è uno scherzo. E ovviamente io ho risparmiato per questo sogno tutto l'anno, non me lo sto inventando da un giorno all'altro. Però adesso siamo alle battute finali, se riesco a risparmiare ancora di più, tanto meglio. In realtà spero di ispirarti e intrattenerti con questo video, ma egoisticamente io spero di in qualche modo essere ancora più dura con i miei intenti e propositi. Proprio il fatto di sapere di essermi impegnata a raccontare come gestisco i soldi, spero proprio che mi aiuti a diventare ancora più estrema questo mese. Ho urgentemente bisogno di soldi perché voglio veramente divertirmi nell'estate dei miei 50 anni. Dunque, quanto ho guadagnato questo mese? Che cosa ho ricevuto come stipendio? Te lo dico a lettere chiare chiare, 1945 euro. In banca, stranamente, perché io spesso arrivo a conto zero, anzi, mamma mia, un mese sono anche arrivata, credo, qualche euro in meno. Avevo fatto male i calcoli, non avevo tenuto conto delle stramaledette spese bancarie. In banca avevo 25-26 euro, insomma, io oggi, 23 maggio, mi trovo con 1969 euro. Che cosa ne faccio? Beh, intanto faccio subito quello che facevo già da tanto tempo. Non sapevo che aveva una sua dicitura e che qualcosa che viene raccomandato anche in questo libro. La prima cosa che devi fare appena ricevi lo stipendio è paga te stesso. Che cosa vuol dire? Vuol dire che devi immediatamente prendere una certa quota che hai stabilito rigorosamente
e accantonarla, o meglio ancora, consiglia Rich Dad Poor Dad investirla. Io ancora non ho le idee chiare in questo senso, sono molto propensa a fare una qualche operazione immobiliare, ma devo capire bene quanto mi serve e se ce la faccio. Comunque, andrò subito ad accantonare questa somma. Ovviamente però sono molti consigli che seguo su internet e devo dire che non tutti si adattano alla realtà italiana, quindi ci vuole questa intelligenza di un po' mediare. Seconda problematica, comunque bisogna essere un po' realista, ok? Io pago me stessa, ma non voglio avere problemi legali, quindi sicuramente devo anche accantonare quelle cifre che so già che inevitabilmente dovrò sborsare durante l'anno. Insomma, tutto questo per dirti che di 1.969 euro che mi trovo oggi, io questo pomeriggio ne preleverò una certa parte e per l'esattezza preleverò 600 euro per pagare il mutuo. Io ho un mutuo, ma il mio mutuo è di 600 euro al mese? No, onestamente no, il mio mutuo è di 480 euro. I 120 euro extra che io metto da parte è una consuetudine che ormai ho da molti anni, una consuetudine però che è molto intelligente perché? Perché mi permette, quando allo scadere dei 6 mesi, perché un mutuo semestrale, di prelevare, trovare tranquillamente la cifra che ho accantonato, trovarla tutta lì, senza problemi, senza nessun patema d'animo, senza nessuna sofferenza. Però ti trovo anche un piccolo disavanzo. Insomma, sui 600 euro, che poi posso investire, impiegare, risparmiare diversamente o in certi periodi, penso a certi anni passati, con particolari spese. Sono soldi che io, ad esempio, uso per andare a pagare quelle bollette pesanti che ti arrivano, il conguaglio, per esempio, dei rifiuti, il conguaglio dell'acqua durante l'anno. Quindi in alcune occasioni li ho investiti per pagare sempre con quella tranquillità che caratterizza chi ha pensato per tempo a risparmiare soldi, a pagare tutto, a fare fronte a tutte le spese senza nessuna disperazione. Quindi questo pomeriggio preleverò 600 euro per il mutuo e con quel disavanzo di 120 euro che prima o poi mi farà comodo. 200 euro per la vacanza, 200 euro per il mio fondo emergenze. Di ritorno dalle vacanze, senza soldi, quindi ad agosto dello scorso anno, per molti mesi fino a dicembre, avevo pensato di mettere da parte 100 euro al mese fondo d'emergenza e 100 euro per le vacanze. Invece poi da gennaio in poi ho pensato che volevo mettere da parte proprio non quindi 200 euro il 10%, ma il 20%. Da gennaio in poi ho effettivamente cominciato a mettere da parte 200 euro al mese per il fondo vacanze, 200 euro per il fondo emergenze. Di che cosa si parla quando si parla di fondo emergenze? Allora, io questo fondo emergenze lo avevo, ma qualche anno fa l'ho poi speso perché ho dovuto fare degli urgenti lavori di ristrutturazione. Da quel momento in poi ho lavorato per ricostruire questo fondo che non ho più. Il fondo emergenze è quel fondo che, dicono gli analisti, dovrebbe corrispondere da 3 a 6 mesi del tuo stipendio. Quindi nel mio caso, insomma, ho bisogno di 12.000 euro da parte per poter fare fronte tranquillamente a tutti quei casi disgraziatissimi nella vita che possono portare a delle spese ingenti e che non si sa come fronteggiare. La mia tipologia di lavoro a tempo indeterminato fa sì che io potrei stare tranquillissima, cioè io non corro il rischio, diciamocelo chiaramente, di essere licenziata come la maggior parte delle persone, perché lavoro con onestà, con passione. Non mi accadrà mai nulla, diciamocelo. Però, anche così io non mi sono sentita autorizzata a non costituire questo fondo di emergenza. È fondamentale averlo perché le spese improvvise possono sempre accadere e quindi è importante costituirlo. Non è finita. Preleverò 600 euro per il mutuo, 200 fondo casa, fondo emergenze, 200 fondo vacanze, 105 euro
Perché proprio 105 euro? Perché sono dei soldi che lo scorso mese ho dovuto prelevare perché a mia figlia un'amichetta ha rotto per sbaglio lo screen del cellulare. Questa amichetta adesso la rimborserà e io voglio essere rimborsata. Ma nel frattempo, comunque, non avevo questi soldi da parte, li ho presi dal mio fondo emergenze e quindi adesso devo immediatamente reintegrarli perché è così che io lavoro di mese in mese. Talvolta, appunto, prelevo un po' troppi soldi, talvolta prelevo un po' troppi soldi e quindi poi rischio di trovarmi, diciamo, un po' nei guai. L'unico modo per arrivare a fine mese è prelevare sempre da quel piccolo disavanzo che ti dicevo all'inizio e poi però assolutamente reintegrarli il mese successivo. Dove metto esattamente questi soldi? Perché io parlo di prelevarli dal mio conto in banca. Un semplice libretto della posta. Io trovo molto conveniente separare fisicamente questi soldi che comunque sono destinati ad altro, separarli dal conto in banca, perché così per me diventa mentalmente molto più semplice capire esattamente quanto posso spendere quel mese. Il libretto alla posta perché? Ma perché è gratuito, non costa niente farlo, quindi perché no? Perché no? In questo libretto della posta volevo anche raccontarti, io riverso tutte le entrate extra. Quali sono queste entrate extra? Dal momento che ti ho detto che non faccio altri lavori a parte insegnare, ma ad esempio, quando mi viene data la tredicesima, io subito le metto lì. Ricevo il pagamento per delle ore extra fatte a scuola, per dei progetti fatti a scuola, gli esami di Stato che vengono pagati a parte, io subito accantono queste cifre. Ricevo un regalo di compleanno, non tengo per me nulla, subito accantono queste cifre. Ovviamente in tutto ciò ho l'accortezza di non fare mai arrivare il libretto postale sopra i 5.000 euro, perché lì poi scatta in automatico una tassa statale. Quindi io, quando ritengo di avere una certa cifra, sempre non toccando però i 600 euro mensili per il mutuo, quindi tutto ciò che è extra, quando arrivo ad avere 2-3 mila euro, faccio subito dei buoni postali. 12. Io purtroppo sono così, ho bisogno di accantonare delle cifre, di metterle in luoghi. Metterli via con modalità tali per le quali poi non diventa facile comunque andare a prenderli. Una volta che tu fai un buono postale, resta un po' lì congelato, quindi non lo tocchi più. Sono tutti piccoli escamotage che io faccio. Un'altra piccola fonte una piccola fonte di entrata è quando, ad esempio, mi capita raramente di aiutare qualcuno con i compiti oppure preparazione esame Cambridge, ecco. Allora, in quel caso poi mi viene fatto un regalino finale molto piccolo, anche in quel caso io accantono subito le cifre, sono aiuti che io do a persone che conosco, amici di famiglia, e quindi poi mi viene fatto un piccolo regalo finale, un rimborso spese anche solo per la benzina, perché vado materialmente nelle case delle persone, di questi amici, e quindi in quel caso poi subito accantono. Quindi questo è un consiglio che io do, accantonare subito tutto ciò che si riceve. Quindi io questo pomeriggio preleverò la bellezza di 1.005 euro. Ma proprio 5? Sì, proprio 5. Ecco, questo è un altro consiglio che ti voglio dare. Non sottovalutare il potere anche di 1 euro, di 2 euro. Se hai prelevato 5 euro e sei impegnata a rimetterli, mettili. Sembra una cifra ridicola, non è una cifra ridicola, è così che si può costruire, insomma, un piccolo impero personale. Ah, questa mattina ho acquistato 15 euro di frutta, per l'esattezza ho comprato 2,2 kg fra ciliegie e pesche noci e 2 grandi cassettine di fragole. Ho fatto un buon affare. L'ho acquistata da un ambulante in strada. In Sicilia è qualcosa che si vede molto spesso, non sono proprio convenienti come una volta. Prima di chiudere questo video, trovo corretto anche dire che dunque resterò con circa 800 euro che devo gestire un po' tutto il mese, vedremo come se sarò bravo o meno. Devo anche dire però per correttezza che
il 5 giugno avrò due finanziamenti che mi scattano, tutti e due rigorosamente a tasso zero, 72 euro per pagare la mia stupenda lavatrice 1000. Era stato un grande investimento, 1400 euro di lavatrice, un investimento intelligentissimo, perché è talmente buona che già dal mese successivo, credimi, io ho visto un taglio netto di oltre 100 euro sulla bolletta. La mia vecchia lavatrice, che poi a un certo punto si era proprio rotta, non la potevo più aprire, evidentemente consumava talmente tanta corrente elettrica che io mi sono accorta di questo risparmio proprio in bolletta. E ogni mese io sto pagando molto molto poco. Quindi, altra piccola idea, talvolta, anzi molto spesso, spendere di più si rivela nel tempo un grandissimo risparmio. Il secondo finanziamento che mi scatta sempre il 5 giugno per la prima volta questo, quindi purtroppo per un po' di mesi si accavalleranno, finirò di pagare la lavatrice a dicembre, per 12 mesi dovrò pagare, sì, 12 mesi, i mobili da giardino che ho acquistato. Non ti ho fatto ancora vedere, ma ho preparato un piccolo video per farti vedere come ho trasformato il giardino. Una grande soddisfazione, un piccolo grande desiderio che si è realizzato grazie al mio stipendio e alla mia oculatezza, al mio modo di gestire i soldi. Mi sono potuta permettere questo salottino che mi sta dando tanta gioia. Un'altra spesa inevitabile di questo mese, già lo so, saranno 20 euro per le ricariche, 10-10 euro mie e di mia figlia, abbiamo entrambe la O. Anche qui, qualche anno fa, ho preso un po' le redini in mano, mi sono accorta che il mercato della telefonia era andato avanti e quella che era un tempo una buona offerta non lo era più. Stavo spendendo un sacco di soldi e quindi con un piccolo investimento di 25 euro quel mese per cambiare appunto proprio la scheda, la compagnia telefonica, già nel giro di 2 o 3 mesi ero già rientrata perfettamente nelle spese, ho fatto benissimo. Anche questo è qualcosa della quale tenere conto. Un'altra spesa che devo fare è sicuramente la luce, ne sono sicura, perché mi arriva a fine maggio. E poi devo acquistare, e qui mi verrà un 60-70 euro, guarda tu, le lenti a contatto di mia figlia. Anche io ho le lenti a contatto, me le ho acquistate lo scorso mese insieme a tutte l'occorrente dei liquidi, i liquidi che servono per la manutenzione del lente contatto, l'ho già comprato l'altro mese. Per correttezza, stavo dicendo, devo anche dire che ho una dispensa abbastanza rifornita in questo momento, ho carne surgelata, pesce surgelato, un bel po' di verdure surgelate, parecchi alimenti secchi, quindi ecco, queste sono le condizioni con le quali sto partendo questo mese di maggio e mi sento già disperata perché mi rendo conto che mi sono rimasti 800-900 euro puliti, ma se poi ci metti appunto tutti questi finanziamenti, questa bolletta, la benzina, grazie al cielo, però finalmente dopo tanti anni di lavoro lontano da casa, lavoro vicino, insomma, ce la faremo ragazze, ce la faremo. A presto, spero di averti divertito. Pubblicherò in anteprima questo video un po' per incuriosirti e per convincerti a iscriverti al mio canale e mettere un like. Ciao!